Sul caso delle bollette energetiche degli anni antecedenti al 2013 per il progetto Case Map arriva la proposta del vice sindaco dell'Aquila Nicola Trifuoggi. Prendiamo i consumi totali e dividiamoli per tutte le abitazioni del progetto, dice. Ognuno pagherà per i metri quadri che gli competono. Chi da questo risulterebbe sfavorito rispetto alle precedenti bollette pagate con l'effettivo consumo conteggiato dai contatori, vedrebbe il comune intervenire in quella parte eccedente. Secondo i nostri calcoli, ha detto Trifuoggi, si tratta di una cifra a carico dell'amministrazione di 300.000 euro. Il contenzioso tra i cittadini residenti nelle case post-sisma e il comune riguarda, come sapete, i consumi mai pagati da residenti al comune, che è intestatario delle bollette, prima della lettura dei consumi individuati stessi, regolarizzata a partire dal 2013. Si tratta di una delle emergenze post-sisma più sentite in città, visto che per legge il comune dell'Aquila è proprietario di circa 5.600 alloggi, che al momento vedono circa 5.000 residenti, oltre a quelli che hanno lasciato successivamente questi alloggi per tornare a casa. C'è una proposta del comune, ha spiegato Trifuoggi, che vorrebbe spalmare la media dei consumi su ogni singola piastra, cioè ogni palazzo, e ridistribuirla sui condomini, ma è tale la differenza di costruzione tra le singole strutture che si rischierebbe di fare delle ingiustizie. Ci sono case fatte meglio e altre fatte peggio, con persone che hanno avuto bisogno di più riscaldamento e altre meno. Dobbiamo cercare un principio di equità. Quindi, se si procede per consumi medi generali e si applica questo criterio, dice, visto che il caso è nato per inerzia del comune e non per responsabilità dei cittadini, è meglio che la differenza la metta il comune. I 300.000 euro che ballano saranno sicuramente meno dei costi delle cause che stanno nascendo, cause che il comune perderà sicuramente, dice il vice sindaco. Per lui si tratta di una transazione, di una deroga tra le parti che inserisce in un rapporto di diritto civile, quindi anche la Corte, specifica Trifuoggi, dovrebbe essere d'accordo. All'interno di queste bollette che chiedevano il conguaglio per il 2013-2014 con il metodo del metro quadro, erano contenute anche una serie di altre cose che non dovevano esserci. Per cui già mi risulta che siano partite delle comunicazioni ulteriori da parte dell'amministrazione che correggeva questa impostazione. Per il resto, io credo che la situazione si debba risolvere comunque in tempi brevi, al massimo entro la fine del mese, il tempo di predisporre eventualmente una delibera di questo genere e di farla approvare in giunta. È questione di qualche giorno e si saprà.